ritenevo giusto che il Consiglio Comunale facesse un minuto di silenzio per la devastazione degli incendi nei nostri territori, nella nostra città, nella nostra area metropolitana, però credo che il Consiglio Comunale di Napoli oggi deve esprimere un sentimento unanime di condanna e di profonda tristezza del fatto che in poche ore si sia distrutto un patrimonio ambientale costituito nei decenni e forse, se pensiamo al Parco del Vesuvio, addirittura nei secoli. Quello che è accaduto ieri è qualcosa di, anche questo, di magnificato. A macchia di leopardo sono state incendiate da una parte all'altra la città, dalla periferia al centro, dalle colline alle aree periferiche, una serie di incendi dolosi. Anche questo è un fatto inusuale, è un attacco alla città, evidentemente molto chiaro, su cui ognuno di noi deve fare delle riflessioni, si deve interrogare e deve dare da pubblico ufficiale, per caricato di pubblico servizio, da cittadino, deve rispondere. Oggi non facciamo un minuto di silenzio per la morte di qualche persona, ma facciamo un minuto di silenzio per la morte di una montagna. La situazione roghi, insomma, è stata al centro della discussione dell'assise cittadina. Serve un piano di coesione comune tra Napoli, la città metropolitana e la regione, ma anche un intervento deciso, concreto da parte del governo, con pene severe ed esemplari per i piromani. La notizia che però ha sconvolto l'intero consiglio è quella che vede tra i possibili responsabili degli incendi dolosi in città un gruppo di disoccupati. Marco Nonno e Stefano Buono sull'argomento si sono così espressi. Io non so se esista o meno un disegno criminale relativamente ai roghi e agli incendi di questi giorni. Questi sono accertamenti che portano avanti la Procura di Napoli. Di certo esistono delle responsabilità e delle negligenze. Io penso che oltre all'intervento immediato per lo spegnimento dei roghi c'è una prevenzione che purtroppo questa regione non sta facendo. Ci sono indizi inquietanti e noi speriamo che la Procura faccia luce sui responsabili, perché questo è un atto criminale. E siamo certi che assicureranno alla giustizia i responsabili e siamo preoccupati che c'è un disegno criminale dietro questo incendio.